Buongiorno, bentrovati in diretta da 100 con le news delle ore 13. Parliamo del Plus Festival edizione 2017 in pieno svolgimento, una stagione di musica, sport, cultura, arte che è cominciato proprio ieri, 11 giugno, nel verde dei giardini della Pandurera, che caratterizzano la quarta edizione di questo festival. Un evento realizzato dal Tavolo dei Giovani in collaborazione con il Comune di Cento e l'associazione Fair Filò. Il programma prevede per oggi alle 14.30 un torneo di calcio a 5 e alle 17.30 si terrà invece un laboratorio per bambini curato dal gruppo Emergency di Ferrara dal titolo Storie dai quattro angoli della Terra. Seguirà l'aperitivo alle 18 e la musica dal vivo alle 21.30 con i Frank Sinutre. Il festival terminerà domani 11 giugno con un aperitivo acustico alle 18, musica live con Mai Dire Duo e tanti altri. Durante il festival funzionerà un punto ristoro con panini, patatini e bevande a prezzi popolari. Continuiamo a parlare di festival perché il Cento Street Festival è partito mercoledì scorso ed è partito veramente alla grande con un grande successo di pubblico. Vediamo alcuni stralci, alcuni passaggi in un bellissimo video tratto proprio dalla pagina ufficiale del Cento Street Festival. Siamo adesso alla pagina politica. Questa mattina alle 11 nei nostri studi è stato ospite il capogruppo di Noichè, Gunnar Maccaferri, nell'apposita sezione, nell'apposito programma Politicando, che va in onda ogni sabato mattina, sempre in diretta qui da 100. Insieme a Gunnar Maccaferri abbiamo parlato del primo anno dalle elezioni di questa sindacatura e lo stesso Maccaferri ha tentato di dare una simpatica pagella a sindaco e assessore. Ne vediamo alcuni minuti insieme. Lo fanno un po' tutti quanti, noi cerchiamo di fare una nostra piccola, la pagella Toselli e la pagella dell'assessore. Cominciamo dal sindaco, da 0 a 10. Il sindaco, allora, io parto, così me la chiamo. Poi la motivi. Se no non senti questa, Io parto da un giudizio, perché sia un giudizio costruttivo. Sta cominciando a essere politico. Non voglio avere un giudizio critico. I politici non rispondono mai alla domanda, prendono e girano alla larga. Bene, vai, vai. No, però sono fatto così, io parlo come mangio. Io sono come sempre sto fatto. E la gente credo che mi ammira per queste cose qua. Oppure mi odia anche per questo. Guarda. No. Toselli gli do un 7. Un po' più della sufficienza. Perché, secondo me, ha ereditato un comune che non, secondo me non si aspettava, perché dopo io poi dico dentro di me, se avessimo vinto con Diego Contri, come avremmo gestito il primo anno? Riuscivamo a fare quello che avevamo programmato? Siamo più bravi, siamo più tristi? Non lo so. Io almeno il primo anno gli do un 7 per arrivare a 10, io spero che arrivi a 10, perché se arriva a 10 vuol dire che gli impianti sono stati fatti, le strade sono state fatte, le scuole sono state fatte, io verrò coinvolto, spero di essere coinvolto dall'amministrazione per la scuola nuova di Renazzo, perché io voglio un pass per andare a vedere cosa fanno, perché ho due bimbi piccoli che ci andranno dentro, io non voglio che succeda come a Corporeno che leggo tanti giornali che salta giù questo, io voglio andare a vedere se mi danno l'opportunità. Un 7, tanto te lo sei portato a casa. Adesso cominciamo dal vice sindaco Simone Maccaferri.
qua devo stare attento, sono miei compagni, poi devo dire, è cugino di mia moglie. Ottimo rapporto prima, ottimo. Lasciamo stare i rapporti personali, certo, che sono splendidi, certo, con tutti, questo è a prescindere. No, ma adesso io lo... Parliamo dell'esponente politico. Ecco, io adesso lo frequento come politico. Ci sentiamo per problemi, chiamiamoli politici, ma sono problemi della gente. Io ho un ottimo rapporto con lui. Dare un voto, però lo do il voto, dai. Io ho un rapporto che qualcuno ci rivolge a me, ha un problema, purtroppo mi rivolgo a Simone per dei problemi, se c'è qualcosa di bello, magari lo tengo per me, no. E lui mi risponde subito, faccio un esempio, come ti ho detto. Mi faccio l'esempio dell'erba di... L'erba del cimitero di Casumara. Un mio collega, io lavoro all'FCA, quindi c'è un grosso bacino di persone, e mi hanno messo nella mia pagina Facebook la foto del cimitero con l'erba alta di Casumara. Ma ho detto, ne puoi fare qualcosa? Dico, sono in opposizione, al limite vado io a tagliarla, se proprio. Però portare via il posto a Gio Savignano. Ecco, ci vuole poco perché la taglia lei, ma la taglia male, insomma. Però ho detto, Simone, vai a vedere cosa mi hanno messo, poi vedi te. Simone è andato a vedere cosa mi hanno messo come foto, mi ha mandato un messaggio dicendomi domani andranno a tagliarla, ha avuto delle problematiche e sono dopo sono andato a tagliarla. I miei colleghi sono stati contenti. Questo è quello che dovrebbe succedere sempre in politica, c'è un problema, la gente segnala, il consigliere di opposizione segnala, il governante chiama e il problema viene risolto. Io, questo dovrebbe sempre essere. Io cosa posso dire adesso? Cosa puoi dire? Io gli do un 9, un 9 però, perché si può sempre fare meglio. La trasmissione integrale è disponibile in streaming all'interno dell'apposita sezione nel sito areacentese.com cliccando su Politicando. Ma diamo uno sguardo adesso al meteo del weekend, perché a quanto pare ci attende un lungo periodo di tempo stabile grazie al rinforzo sull'Italia dell'alta pressione. A partire da questo fine settimana, in particolare sulle nostre regioni, si espanderà l'anticiclone africano. Le temperature, destinate ad aumentare progressivamente già da questa sera, subiranno un rialzo più marcato a partire dall'inizio della prossima settimana, quando si potranno diffusamente raggiungere picchi di 35 gradi, con valori percepiti anche di 37-38 gradi centigradi per l'aumento dei tassi di umidità. L'aria calda sahariana la prossima settimana dunque abbraccerà tutta l'Europa meridionale, la Francia e la regione alpina. Bene, questa era l'ultima notizia, nel ringraziarvi della cortese attenzione vi ricordo che il TG delle ore 13 tornerà lunedì alle ore 13 appunto come ogni giorno. Ricordo di rimanere comunque sempre collegati al sito areacentese.com, perché qualora ci fossero notizie dell'ultima ora noi irromperemo in diretta con le nostre breaking news. Ancora un buon fine settimana a tutti, arrivederci.